indietro nel tempo fino al 1776. In quell'anno ha inizio la storia di Pettinaroli, attività milanese che da oltre due secoli è specializzata in realizzazione artigiana di biglietti, partecipazioni, stampe e molto altro. Una storia di impresa che ha attraversato le difficoltà della guerra e gli anni della ricostruzione, ereditando il negozio di generazione in generazione, con il filo conduttore della grande passione per la carta, per l'arte e per l'artigianato di pregio. Tutto ha inizio da lì. La ditta era in corso Vittorio Emanuele, una ditta del 1776, quindi per noi quest'anno sono 246 anni. E a inizio da lì, poi è stata bombardata e quindi dopo la guerra ci siamo spostati all'inizio di Corso Venezia. Ci siamo stati per 63 anni, da 11 anni siamo qua. Abbiamo sempre lavorato in questo settore, facendo ancora adesso le cose che facevamo una volta, no? Quindi noi abbiamo ancora il nostro laboratorio, le nostre macchine, e sono le vecchie macchine da stampa. La nostra è una storia familiare, sono quattro generazioni. Mi piace sempre ricordare la figura di mio nonno, perché è lui che ha superato il momento della guerra, è lui che ha per sua volontà scelto un impasto di carta che tutt'oggi la cartiera fabbrica apposta per noi e che è la nostra carta. La carta si chiama carta Raimondi perché è la carta Raimondi di Pettinaroli. La cartiera ce la fabbrica così da tanti anni. I nostri clienti vengono per la nostra carta. È molto vario il nostro parco, diciamo, clienti, perché abbiamo dal cliente che viene per tradizione ed è un cliente, non so, una testa coronata, diciamo. Abbiamo clienti del mondo dello spettacolo, del mondo dell'arte, e abbiamo tanta clientela normale. Mi fa molto piacere perché la clientela normale sono proprio le persone che ti apprezzano pur magari non conoscendoti da generazioni, no? Il cliente viene, si ferma per curiosità, entra e ci spiega quelli che sono i suoi desideri, quindi vuole fare un biglietto da visita, come lo vuole impostare, e insieme si crea il biglietto, no? Questa è un'incisione, è incisa al contrario, a mano, mediante l'uso di bulini, serve per la stampa in smalto rilievo, perché l'inchiostro entra nelle tracce che sono state lasciate dai bulini e poi, appunto, appoggiandoci sopra il cartoncino, resta in rilievo. Questi sono i famosi biglietti che vengono stesi nei vassoi ad asciugare, restano diversi giorni ad asciugare prima di poterli raccogliere. Quindi sono stampati uno a uno, e questa placca in acciaio il cliente la fa fare e gli dura una vita. Ne abbiamo più di 50.000 dei nostri clienti che noi teniamo con cura. Questi sono i nostri biglietti di auguri. Sono biglietti che hanno appunto questi simboli fatti in smalto rilievo e che sono fatti appunto tutti a mano. Qui viene stampato un colore, viene fatto asciugare su dei vassoi e poi si stampa l'altro colore. Quindi l'incisione, quando stampa e crea questo smalto, lascia dietro una cosa che si chiama controstampo e li rende unici. I nostri auguri telegramma, che sono belli perché non sono un po' unici, no? Non hanno la busta, hanno questo bellissimo sigillo in oro che serve per chiuderli, e da sempre vengono spediti in tutto il mondo. Le stampe, per esempio, sono un mondo meraviglioso. Noi trattiamo le stampe antiche, anche solo la ricerca della stampa antica, la storia che c'è dietro ogni stampa, no? Mi è capitato con mio papà di essere fuori Italia e comprare stampe e dietro trovare la scrittura di mio nonno, perché quelle stampe erano state comprate da noi, le avevamo comprate, poi le avevamo portate in Italia, poi sono state ricomprate. Quindi è un mondo che gira intorno, è bellissimo. Secondo me l'aspetto più bello è quando il cliente esce, ti ringrazia per il lavoro che hai fatto per lui e sei riuscito a fare quello che lui desiderava, ma rende contento te perché hai fatto bene il tuo lavoro.